amano tanto il mare, lavorano con passione, sono brave e soprattutto belle, molto belle, come i gommoni che affittano e i luoghi che fanno visitare. Ilenia, Marianna e Sara, tre giovani ragazze palermitane che hanno deciso di mettersi in gioco e sfruttare la loro grande passione per il mare. Per questo, approfittando di una legge sull'imprenditoria femminile, con una start-up hanno creato un'azienda di noleggio con moni con sede a Isola delle Femmine, posto e nome ideale per valorizzare la loro bellezza, che però non limita la loro professionalità. Ilenia Alonso, Marianna Tumminì e Sara Tranchina non fanno leva sul loro aspetto fisico, ma sulla loro bravura che rapidamente hanno acquisito, sul piacere di trasmettere allegria e gioia di vivere a chi si rivolge a loro per noleggiare un gommone o per fare un'escursione, quindi per vivere momenti di relax e spensieratezza. Non è solamente noleggio, facciamo anche escursioni, aperitivi a bordo, visite guidate, un po' di tutto. Tutte ragazze? Solo ragazze, noi tre. Sì, volevamo collaborare all'area marina protetta, visto che amiamo così tanto il mare, proteggiamo con loro anche il mare, per far conoscere il territorio. Quanti mesi riuscite a lavorare l'anno? Da aprile in poi, fino a settembre, finché dura il sole e il mare. Sì, diciamo che ormai siamo un'attrazione pure noi, oltre l'area marina protetta. Diciamo che vengono a noleggiare più che altro per questo. In realtà abbiamo fatto noi una startup che è una SRLS e l'abbiamo creata proprio attraverso l'imprenditoria femminile, proprio per dare sia valore a quello che è la nostra costa, i nostri colori, l'isolotto che era un attimino sottovalutato e contestualmente riuscire comunque a far andare avanti l'imprenditoria femminile. A chi è venuta l'idea? Purtroppo a me. Io sono l'amministratore, lei è la mia socia e lei è la socia operativa. Siamo tre, siamo amiche, prima di tutto, prima del lavoro, abbiamo la stessa passione per il mare e divertendoci lavoriamo. Le tre imprenditrici sono un esempio di come il mare possa servire anche a lavorare pur non essendo pescatori, di come la bellezza non serve solo per sedurre i calciatori e vivere di rendita, di come la passione può essere molto utile anche all'ambiente e alla salvaguardia delle meraviglie che in Sicilia ci circondano. Complimenti.